fare una fotografia aggiornata, dunque dati 2014, a quello che è il mercato dei vini rossi in Norvegia. Un mercato interessante, i vini rossi norvegesi rappresentano il 65% dei vini venduti dalla rete del monopolio norvegese. Abbiamo inoltre anche effettuato un'analisi sul posizionamento dei vini piemontesi a dicembre 2014, seguita dal collega. Sì, un terzo delle etichette piemontesi sono quelle dell'offerta commerciale che si può trovare nel monopolio norvegese. Il Barolo è assolutamente il re dell'offerta commerciale in Norvegia, seguito da tutti gli altri top brand piemontesi, le Barbera, il Barbaresco. E, insomma, una regione che sta sempre più crescendo in questo mercato e che diventerà sempre più importante per il commercio del vino italiano nei mercati del nord Europa. L'Italia è il primo paese al mondo come esportazione, sia in termini di volumi che di quantità di vino in Norvegia. È un mercato che è raddoppiato negli ultimi anni e che ha potenzialità di crescere in maniera esponenziale, proprio perché le disponibilità del cliente tipo norvegese sono molto elevate. Il ruolo di Banca d'Alba in questo, nella presentazione di questa ricerca in collaborazione con i consorzi dei vini del Piemonte sta proprio nella volontà di far conoscere queste nuove opportunità che si presentano sul mercato internazionale. Banca d'Alba vuole essere al servizio delle imprese non solo attraverso l'offerta di servizi di qualità, qual è il nostro servizio estero, ma vuole essere proprio al servizio nel momento in cui nascono le idee, si sviluppano dei progetti e nascono delle esigenze. Noi siamo fermamente convinti che fare impresa, fare rete in questo momento sia indispensabile per ottenere degli importanti risultati, e l'incontro di oggi è un esempio di cosa significa fare rete d'impresa. La Norvegia, come in tutta la Scandinavia, offre delle opportunità ai vini rossi, in particolare piemontesi, altissime. Spesso andiamo a cercare importatori in Cina, Hong Kong, ma le soddisfazioni che dà la Scandinavia, e la Norvegia è uno dei paesi più straordinari, sono veramente grandissime. Io dico sempre che tra i primi mercati che i produttori di rossi piemontesi dovrebbero approcciare è proprio il nord Europa, perché l'amore per l'Italia è altissimo, tanto che battiamo di gran lunga i francesi, e il Piemonte tra le regioni italiane è una delle regioni più di moda. C'è una continua ricerca ai vini piemontesi, c'è anche la disponibilità a pagarli a un prezzo salato, perché hanno un potere d'acquisto molto alto, sono molto abituati a spendere molto, e veramente il Piemonte fattura di vini rossi piemontesi 56 milioni di euro ha fatturato l'anno scorso, che è un'enormità per il vino in quel paese, e veramente offre grandi opportunità per le piccole, medie e grandi aziende in Norvegia, assolutamente. L'Italia in questo periodo sta facendo molto bene in Norvegia in generale. Per la prima volta da una decina d'anni la bilancia commerciale è attiva per l'Italia, esportiamo beni per oltre 2 miliardi di euro, ne importiamo per meno di 1 miliardo. Ma c'è un settore all'interno di questo quadro già molto positivo di per sé, dove veramente l'Italia ha una posizione di primato invidiabile, ed è il settore enologico, dove ormai copre quasi il 40% dell'intero mercato, e all'interno del mercato generale vinicolo quel settore del vino rosso è quello dove la nostra posizione ormai è assolutamente inattaccabile, avendo ormai superato la Francia, che storicamente era il nostro concorrente principale.